Aiuto. Basta. Cos'è che era quella cosa lì? Però Il mio era circa un'imitazione di un porg, però effettivamente non voleva l'avevamo. essere proprio quella. Bacà, Ok, in teoria. No, come? Forse. Boh, aspettiamo. Allora, Massimo ri. Buonasera, allora, in buonasera. teoria, stasera stiamo dopo questo momento molto di alta Sì. recitazione. Stiamo provando a streamare a una qualità un po' più alta e chi non può vederci perché, oddio, non riesco perché effettivamente non ce la faccio, dovrebbe poter abbassare la qualità. Dovrebbe. Quindi Dovrebbe poterlo provate, fare. provate, altrimenti il primo che ci dice non ce la facciamo, noi usciamo, ci Esatto, spostiamo e ci e rientriamo. rimettiamo a 720 invece che 1080. Aspetta che faccio cose. Olè. Buonasera a tutti. Penso, Io sono più di là che di qua in alcuni momenti, quindi effettivamente, ma l'ultima volta mi sembrava di sì. Mentre cosa? sto. No, l'ultima volta, mercoledì sera mi sembrava che si potesse. Sperando di non chiamarmela, sembra che mi regga comunque. Nel caso diteci se vi dà tra un po', penso, perché comunque dovrei elaborare qualcosa. La possibilità di switchare la qualità. Perché tra le varie Vari news news. del canale di Twitch è che dalla settimana scorsa. Ci hanno invitati a far parte dell'affiliazione di Twitch, che non è la partnership, ma hanno deciso di creare una cosa a metà via. Se per i poracci che non si possono permettere, non Esatto. gli danno abbastanza rispetto alla pa per la partnership. E praticamente hanno spammato questo invito ai canali quelli un po' più piccoli, che avevano certi criteri e noi diciamo eravamo entro questi criteri, Esatto. quindi ora in teoria abbiamo più cose tra cui voi avete la possibilità, io controllo ogni tanto, fate che ogni tanto anche a noi si frizza, ma non capisco perché dovrebbe Non lo so. andare abbastanza bene, In teoria no, la anche possibilità di abbassare la qualità In e da teoria, perché beh, non lo cioè, almeno ce sappiamo con l'hanno venuta certezza. così. E poi potete. Ciao Giulia! Ciao. Potete fare la subscription al nostro canale se volete sostenerci, oltre che diciamo guardando e seguendoci anche con la sottoscrizione mensile, che potete fare anche con Twitch Prime, se avete Twitch Prime. Potete fare una sottoscrizione a un canale a gratis. Esatto. Esatto, e a noi non cambia niente se la fate a gratis o a pagamento, basta farla. E inoltre, per ora la subscription, dato che diciamo dobbiamo prendere un po' la mano anche con queste cose, vi dà accesso a delle emoticon che abbiamo creato noi, cioè non abbiamo creato, abbiamo ricavato noi. In Dovrebbe. teoria, dovremmo farvele vedere adesso. Che sono questa. Sì, giusto. Aspetto che lo diciamo. Ok. Vai. Che sono questa E e la successiva che è avremo. quella per le subscription da 9,99. Quindi non quella standard, Esatto. mentre per quella standard c'è questa. Questa perché Alter è tutta colpa tua. Esatto, abbiamo deciso E ce ne sarà un'altra che che per deve la subscription ancora quella più alta che da tanto probabilmente ciccioni che nessuno nessuno farà, però farà. visto che è una subscription divina, cercheremo di avere il serpopardo. Esatto, volevamo mettere il servopardo. Aspetta che abbiamo questa stellina nuova che sarà, esatto, subscriber. Che bello.
Quale colpa? La sorry in why me. Esatto. Ovviamente la sorry in why me. Chiaramente. E Cibibò la sera, visto che è stato elogiato, cioè è una seconda divinità dopo il Serpopardo, ovviamente, o la prima, il Serpopardo è il suo animale domestico, devo ancora capire questa cosa. Abbiamo deciso che un CB bolas può sempre essere utile. Nel mio immaginario, nel tentativo Mi dichiaro precedente, innocente, se non mi sa, devo scappare da un muro a secco che mi insegue da nelle mie idee originali, dietro al bolas doveva esserci un arcobaleno, arcobaleno, ma non ci stava. ma non rendeva. Cioè ci stava, ma non si capiva che era un arcobaleno perché è piccolissimo e non si E la capiva. fortuna aveva voluto che fosse facile estrapolare un CB bolas perché bastava prendere l'effettivo Funko Pop e Esatto. farla. Quindi, Bolassino, sì, è veramente È carino. Direi carino, è che sì, caruccio. perché poi è chiaro, è carino. Se lo Sì. sai cos'è, lo puoi usare e spammare brutalmente. Inoltre, in teoria, per quando qualcuno followa il canale e quando qualcuno fa la subscription o qualcuno manda i bit, che Che sono non queste abbiamo cose ancora nuove che ben non abbiamo ancora capito bene come funzionano, però potete essenzialmente lanciarci delle oggetti. cose per fare il tifo. È solo che queste cose ho capito che si comprano e ogni bit vale come un centesimo lanciato proprio da tipo Bello! poveracci Suona un sul impare, è nostro proprio canale. elegante. Tipo, prendete, come se ci lanciaste delle monetine in faccia. Quindi, Che bello. comunque, compariranno in questa Area. area degli avvisi, degli alert con immagini simpatiche, quindi che non vi spoilereremo perché così siete anche voi più invogliati a fare le cose. E soprattutto se qualcuno di voi si iscriverà durante la diretta, vedrete qualcosa di carino. Solo che non fanno così male come noi. Esatto, Esatto. fortunatamente essendo Meno male. virtuali, già io sono ricoperta di non si sa bene che cosa. Ma non si Sì, vede. che si No, vede. no, lì non si Si vede. guarda che si vede in basso. Ecco. Esatto! Nonesimo, grazie mille. E è apparso, è Adesso abbiamo apparso. questo bel Black Lotus che si E se sfalda. qualcuno vuole iscriversi per far vedere, quindi disiscriversi e poi iscriversi, penso che funzioni per Penso, no, farlo, sì, forse potete no? A followare unfollowarci e e followare followare per appar far apparire la seconda se cosa. proprio volete. Cioè, se qualcuno si diverte Comunque, tanto grazie stasera. mille, nonesimo. Primo subscriber del canale. Good. Potremmo avere qualcosa per te. Davvero. Potremmo avere qualcosa per te. Non Non resisti alla curiosità. Grandissimo. effettivamente. Pensato a tutti voi. Camminavo quando trovavo su un panuncello con scritto sorry, in effetto ho un lavoro di muratura di ogni genere. Divertente Davvero. è che la cosa super divertente è che quando siamo andati a Modena Modena Nerd. Nerd, c'è fuori, verso l'area dove c'è lobby e altre cose, il negozio Sorin, che in teoria fa arredamento, non lo Eh so. sì, sarà lo stesso. E io Sì. ho inviato questa simpatica foto con la scritta Sorin alla ragazza che faceva il cosplay di Nairi. Lei ha capito fino a un certo punto, ma è stata brava perché era preparata, si è preparata alle cose principali, solo che non si vedeva bene, quindi non ha riso abbastanza. Esatto. Però era, cioè, questa parte non la sa, però ha riso per l'altra. Esatto. Cioè, nel senso che questa parte lei non la sa per sua fortuna. E Ecco. vedete, vedete, vedete. Alter è il nostro salvatore. Bellissimo. Stavo cercando le GIF da mettere. Ho visto questo e ho detto ok, questa Esatto. subito. Deve esserci. Quindi quando fate cose appaiono cose. Esatto. E questo è carino perché comunque rende cioè uno si invoglia anche a magari Sì, a provarlo, insomma, sentire. incuriosire a provare, ma soprattutto anche noi che siamo qui vediamo in tempo In tempo reale reale, determinate esatto. azioni che compite.
si dice sì, Penso di sì. Che brava. fate. E quindi siamo anche comunque più, cioè capiamo meglio se una cosa vi può piacere oppure no. Tema posso uscire? Non lo so. No, beh, se dopo 30, cioè 30 secondi che non usciva. Ma quello non lo so, può essere. Dopo magari vediamo Sì, su sì, sì, sì. Streamlabs se la vede due, magari l'ha vista due volte e è intelligente abbastanza per dire ok, è la stessa persona, facciamolo vedere solo una volta. Non Bene, so. dopo questo, beh, intanto vi ringraziamo per aver testato con noi tutto qui, tutte le nuove cose. Io adesso Non esimo per la sub. farò anche io i cartelli sole, ne mettiamo lavori di muratura di ogni genere, lo Esatto, lo appenderò da qualche facciamo. E parte. sarà il Photoshop della settimana, della Sì. live. Sorry, facciamo. Aspetta, segniamocelo, cioè, altrimenti poi mi dimentico. Perché Hai un dopo, foglio? Non ho no. un foglio, non ho fogli né biro. Va bene, Perché dopo Rio ricordatelo. Pietroso, Rio cioè. Pietroso, bellissimo, fantastico. Sì, se puoi inviarci la foto Puoi su inviarci la WhatsApp. foto, esatto, magari Se non devi fare la troppa modifichiamo. strada per inviarla, ovviamente. Benissimo. Dopo ciò, dopo questa introduzione, Iniziamo. possiamo perché usare Photoshop quando esiste davvero. Ma ci mettavamo Sorry. qualcosa di. Cioè, photoshoppavamo addosso Sorry, cose del genere. Insomma, cose Vediamo. divertente. E adesso, dopo questo momento di promozione, Esatto, chiamiamolo così. parliamo ovviamente delle uscite che ci saranno nei prossimi mesi, anche perché effettivamente Sono sono tante, ma a tante. livello di altre cose non ci sono spoiler veri e propri, nel senso non Non ci sono c'è. spoiler di queste edizioni, ma si sa cosa uscirà, cioè Esatto. qualcosa c'è, Si ok. sa, diciamo, abbiamo cercato di raggruppare quante più informazioni possibile, anche a livello visuale. In modo anche da sapere, tipo, E soprattutto ehi, per barcamenarci, perché effettivamente anche il anche nostro per negoziante risparmiare. dice, cazzo, ci stanno sparando mille Troppa roba. cose Cioè, in da un due certo punto di mesi. vista, anche per i negozi è troppa roba, perché da qualche parte ci perderanno. Sì, dipende poi No, da no, come perché vogliono ovviamente, no, gestirsela. ma nel senso che un giocatore magari Sì, non non farebbe compra tutto, tutto. chiaro. Invece se fossero state divise, magari Sì, uno sì, ci sì. pensava un attimo, riusciva Comunque, a noi ricevere lo stipendio. No, ho per. ricevuto lo stipendio. Meno male. Noi per quanto riusciremo, cercheremo di almeno prendere qualcosa di tutto da far vedere. Anche perché è in Esatto. live. Ma penso che alla fine quasi tutto riusciamo a Beh, prenderlo. Magari sicuramente non a quantità, tipo no. soprattutto le edizioni, però. Magari qualche busta. Esatto. Quindi andiamo, non indugiamo. Non indugiamo. Salute. Cosa è successo? L'aria nelle guance Sì, si è proprio. messo un po' male. Allora, la prossima uscita, che è la più vicina. È il duo deck Merfolk vs Goblin, di cui Esatto. abbiamo parlato settimana scorsa, Esatto, quindi in ehi. molto in approfonditamente, quindi Non ne parliamo molto. adesso facciamo una Vado a cercare sintesi, un se fazzoletto. volete. Sì, mi sa che ti conviene. Quindi facciamo una rapida sintesi in questa sede. Se volete più informazioni e soprattutto anche le liste, informazioni sulle liste. Le liste le avevamo condivise la settimana scorsa sulla pagina, quindi trovate il post. Mentre nel video, scusa, nella live della settimana scorsa, di martedì scorso, analizziamo un po' più in profondità la lista, perché hanno deciso di mettere certe cose e oltre che avevamo deciso di Fare una portarvi una carrellata, carrellata di lore sui goblin e i ma tritoni proprio una del carrellata, quindi multiverso. chi ne sa di più ovviamente ci rimarrà un po' male, però era una carrellata Sì, perché quando veloce abbiamo iniziato a su. vedere che c'erano 1500 tipi Ciao Ivan. di goblin, ho detto No, no. non Ti ti. sei perso Il delle... momento promozionale del nostro Sì, canale. Quindi esatto. abbiamo appena iniziato a fare le edizioni che usciranno e i prodotti che E come usciranno. momento promozionale c'è la... Ma loro la vedono anche se non l'hanno comprata. Che cosa? Sorin. Sì. Cioè, Sorin, Why Me e Bolasino. Ecco. Noi spammiamo le Ciao! Ecco nostre cosa emoticon. vi siete persi, più o meno. Comunque,
Sì, vediamo. Ok. No, Dual Deck, chiedevo, ci fosse sì, qualche problema. Dual Deck Merfolk vs Goblins. Come tutti i Dual Deck, lo spirito è quello di avere intanto due mazzi da 60 carte già, diciamo, fatti. Alcune carte avranno art Alternative. nuove, come si vede appunto in copertina qua. Però non hanno detto altre carte quali saranno, perché oggi è uscito l'articolo ufficiale, Esatto. ma come al solito, che secondo me è uno degli articoli più noiosi che esce della Wizards, Tizio ha giocato contro Caio col Duel Deck e raccontano la partita com'è andata. Basta. Non mi sembra il massimo per invogliarti a... Cioè, nel Mentre senso. con Joyra e Lovisa avevano fatto un bell'articolo sia su un pochino di lore sui personaggi, sia sul fatto che lei gioca in un modo, ha queste carte e poi hanno fatto vedere tutte le carte che hanno ricevuto l'art nuova, Sì, sia per un mazzo che diciamo per che con l'altro, quello si che è erano molto impegnati un meglio po' di più. secondo me. Vabbè, comunque, quindi saranno due mazzi a 60 carte pensati e ideati per Scontrarsi. scontrarsi ed essere bilanciati in teoria l'uno contro l'altro. Come vedete, come carte facciata abbiamo il Master of Waves per i tritoni, che è una rara mitica di Theros, che dice 2-1 costo 4, protezione dal rosso. Gli elementali che controlli prendono più 1 più 1 e quando entra hanno già spoilerato liste? Sì. Le abbiamo condivise sia la settimana scorsa, sia trovi l'articolo oggi sul sito proprio di Magic ufficiale. E il Master of Waves quando entra fa un elementale 1-0 per la tua devozione al blu. Quindi qua Quindi per in quanti teoria l'idea è simboli di mana comunque che blu da una hai. parte ci siano tante piccole creaturine e anche dall'altra, ma sono gestite in modo differente. Esatto. Sì, alla fine sì, hanno due modi simili come spiegare le forze, ma hanno Però due è modi diversi per di usarle. usarle. Mentre per i Goblin abbiamo in facciata l'Istigatore dei Cunicoli, in italiano, che è un 1-1 a costo 2 con doppio attacco, che dice che quando fa danno da combattimento un giocatore, quindi avendo doppio attacco, se non viene bloccato lo fa due volte, tu puoi giocare una carta Goblin dalla mano sul campo di battaglia senza pagare il costo. Anche questa era una rara mitica originariamente ed era di Zendikar originale. All'interno ci sono chiaramente molte carte iconiche. Hanno deciso di, secondo me, di stampare più soldi, tra virgolette, nel senso carte più costose dalla parte dei Goblin rispetto che dalla parte dei Tritoni, nonostante Tritoni sia effettivamente un archetipo giocato Sia in in Legacy che in competitivo, Modern, se non sbaglio. mentre Goblin è giocato a un diciamo fino a un certo punto in Legacy. Però alla fine la scelta, cioè come prodotto è un Comunque è prodotto che un dovrebbe prodotto, invogliare esatto, soprattutto comunque i nuovi giocatori. costa poco, sono due mazzi a 60 carte, art alternative, quelle di facciata sono chiaramente foil. In particolare, secondo me è piaciuto molto Lovisa e l'altro Joyra Sì, perché vengono giocati in Commander, soprattutto esatto. Joyra E quindi è comunque sono due bello. mazzi anche solo da tenere lì e dire ogni tanto facciamo una partita così a caso, abbiamo già i mazzetti Ma può pronti anche e facciamo aiutare a se uno ha partita. Che iniziato da poco a darsi l'idea di com'è un mazzo che può essere un non è po', solo T2, sì, ecco, diciamo, non è un po' solo standard. diverso. Avanti. Let's go. Il prossimo prodotto che uscirà in contemporanea, se non Sì, che sbaglio, praticamente è Iconic Master. Iconic E qui Masters. invece, a differenza del prodotto precedente, ci sarà un po' da cacciare un po' di Eh grano. sì, come tutte le serie Masters. Hanno il pregio di avere carte di un certo tipo, Esatto, di un certo ristampi di un livello certo livello e soprattutto. anche delle ristampe interessanti con art alternative, per esempio i 5 draghi di Esatto. Kamigawa. E non sputate il suo cocuscio perché ne sta È di fico. brutto, è fichissimo, che è quello Che è quello sul che vediamo box. esatto sulla Il confezione. difetto è che il box è più piccolino, nel senso che contiene meno buste, Sono 24 24, invece che ed è 36. molto triste quando le tiri su e vedi che c'è il Eh sì, cartoncino abbastanza. che le solleva.
E ha un prezzo ovviamente meno accessibile rispetto a un box normale, Sì. sia per la tiratura più limitata, sia per le carte che sono stampate all'interno. Esatto, cioè nel senso il prezzo alto è dovuto al fatto che già di base si sa che ci saranno comunque carte che valgono Sì, al e loro interno, poi è una ristampe tiratura più giocate. limitata rispetto a uno Esatto. standard. È pensato come tutti i set masters, diciamo, non solo da prendere le buste, sbustarle e metterle nei mazzi, ma Ma da chiaramente per renderlo più invogliante. draft. Pensano comunque a un ambiente di draft bello e soprattutto Quindi con carte così forti l'ambiente di draft fuori da diventa rare e rare interessante. mitiche di un certo tipo, ci sono Esatto. anche common e uncommon pensate per creare gli archetipi. Soprattutto in questi set vediamo molto spesso dei downgrade di rarità di certe carte in modo da rendere magari degli archetipi o comunque dei modi di giocare in draft più accessibili. E diciamo che i Infatti, downgrade aiutano alcuni formati, come ci sono stati dei downgrade per esatto. il Pauper, che effettivamente hanno un po' smosso Esatto, ci sono, l'ambiente. sì, sono stati già in passato dei downgrade a comune che hanno veramente cambiato il meta dell'ambiente Pauper essenzialmente. E all'interno, tra le carte notabili che adesso Beh, che mi vediamo vengono in già che con il mente, copertina che c'è c'è le Schnorn, le Snorn. altre due sono, potevano scegliere secondo me altre cose per. Poi ci saranno i 5 draghi di Kamigawa con art nuova, Alternative. a rarità rara normale, non rari mitici come avevano fatto nel primo Modern Masters. Abbiamo Arcangelo di Tune, Abbiamo abbiamo Kiki Jiki, Kikijiki, abbiamo Restoration Angel. abbiamo Mana Drain, ristampano Mana Drain Cioè, come quindi se ti va di mitica. botto di culo, tu ti fai un Kiki Sì, Angel esatto, in draft. in draft. Mio Abbiamo sogno questo. Necropotenza, abbiamo davvero carte che spaziano tutti i formati essenzialmente. La cosa che uno può dire, ma iconic, ci sono carte poco iconiche, ricordiamoci che ci sarà un altro prodotto successivo Sì, l'anno che prossimo che è è Masters Master, 25 e quindi anche quello, per il 25° anniversario. alcune carte che magari qui non abbiamo visto perché hanno preferito accontentare una fetta di giocatori o cercare il più possibile di toccare un prodotto di qualcosa di interessante, forse nell'altro anniversary, quindi il 25, Esatto. può darsi che alcune carte che sono iconiche dal punto di vista dell'età Esatto. siano messe lì. Wizards take my money. Sì, più o meno è quello. Sì, questo 25esimo lo stanno sfruttando a Anche dovere perché è per vero che rimpinguare le questo casse. iconic è un iconico da formati. Nel Sì. senso, sono iconiche le carte prendendo il formato. Non so, mi ristampano anche le linee del vero, intanto che ci sono, no, Beh, l'hanno già sono appena vicine. ristampata. No, perché nel senso, prende un certo formato, un certo tipologia di gioco, c'è una determinata carta che è iconica all'interno di questo punto di vista. Magari nel 25 ci saranno carte iconiche come storia di Magic. Cioè, magari Esatto. mi ristampano ad uncommon o uncommon una carta che adesso rara sarebbe oscena, però è importante dal punto di vista della storia. In realtà Sono. i draghi di Kamigawa sono, beh, tra le carte più forti che ci sono in Kamigawa Sì. alcuni, sono meglio di quanto. Sì, certo, Loto nero com. sono molto meglio e molto più iconici del previsto per una questione che hanno appena ributtato la lore di Kamigawa Sì, nei draghi. diciamo di sì. Quindi secondo me, in realtà è la scelta migliore. È molto meglio i draghi rispetto a magari certi signori di Kamigawa Certo. che hanno messo. E poi in Commander, cioè, chi in un mano nero se non giochi Kokushu non è divertente. Già, Kokushu sì, penso sia uno dei Non più so, forti. giocando mano nero è il mio piccolino, cioè il mio drago preferito. Sono felice sia quando entra che quando muore. Esatto. E se ritorna è anche meglio. Ok. Eh sì, Si vabbè, può quello, è morire quello lo ancora. scopo. Ok, andiamo avanti. Posso, non me lo ricordo neanche. Ah sì, c'è cioè Explorers of Ixalan. Un altro modo in cui la Wizard ci propone un memento di passare la serata è il Explorer of Vale la pena Ixalan. comprare un box di Iconic Masters?
Allora, diciamo che se ti interessa sbustare carte forti e non ti interessa quali, o ti Esatto. interessa draftarlo con i tuoi amici, se non hai un negozio che organizza i E hai dei draft soldi da e hai i spendere? soldi, beh, Sì. con gli amici è più facile perché ognuno si paga, perché tra l'altro sono 24 buste, che è esattamente il materiale che serve per un draft da 8 persone. Se Quindi in otto invece potete organizzarvi e fare il vorresti draft. prendere le buste apposta per trovare una determinata carta, o no? Non conviene. Conviene, nel senso, esatto, cioè se stai cercando carte specifiche, Non il conviene in questo box caso. conviene quasi mai. Se ti interessa invece la possibilità di spendere per sbustare nulla, ma per divertirti con un box particolare, allora puoi. Però Esatto. dividetevelo, cioè nel senso, Sì, cioè nel senso c'è un problema, se perché non... ricordiamoci il momento di Comunque costa tristezza in cui abbastanza. aprii la mia busta al Napoli Comic Con di non mi ricordo quale master, se non sbaglio era Eternal, Eternal. e mi trovai tipo del Sinkhole. Sinkhole. Sì, e che abbiamo controllato e Sì, no. credevamo valesse, oh E mio invece Dio, e no. invece no. Beh, anche Oppure. perché l'abbiamo comunque comprato tanto dopo Sì. che è uscito, e quindi i prezzi chiaramente delle ristampe Però, diventano molto più bassi. ricordatevi, cioè, quel momento, quando tipo stai prendendo una busta e il tuo amico sbusta la rara mitica e tu sbusti la rara da 50 cent, quella sensazione può capitarti con un intero Sì, box. amplificata. Sì, perché ci è Di capitata con il nostro box di Modern Modern Masters. Master. Fortuna ogni tanto sbustiamo Fetch quando lo riprendiamo, però. Esatto. No? Quindi, se avete dei soldi da parte e volete approcciarvi a questo prodotto, ok. Ma se cerchi carte singole, no. Aspetta, Piuttosto, aspetta. se organizzano dei draft nei negozi, partecipa a un draft, che almeno non compri un box intero e fai quello per cui, oltre alle ristampe, l'edizione è stata pensata, ossia per essere draftata. I miei jeans, sì, potevano essere una scelta interessante, ma mi sa che vengono giocati più i draghi che i miei No, e jeans. poi erano orribili in draft a costi Sì, vero. esorbitanti. Anche c'è quello come È problema. meglio i draghi. I draghi li puoi Comunque, giocare. Explorers of Ixalan. Allora, avevamo già Che visto cos'è? un gioco da tavolo, tra Virgolette. virgolette, abbiamo già visto più di un gioco da tavolo di Magic. C'era stato quello che era l'arena con le Sì. miniaturine, quello è andato un po' sotto l'uscio perché, cioè, era pensato carino, però no, non Non l'hanno aveva più. supporto, in più era, dicevo, cioè non ci ho giocato, quindi non posso, Sì, non che solo ce so, no, non ci ho l'abbiamo. giocato a quello che sto per dire, Ok. dicevano che era una copia essenzialmente di un altro gioco, che non mi ricordo Ah, ok. come si chiama, che però quello lì era mille Gestito. spanne sopra perché aveva anche il suo ambiente competitivo, facevano i tornei, una specie di, Warhammer, no, quello che giocava l'Elisa. Crossmaster, Tipo Crossmaster, però più serio, più sì, fantasy, più e così. poi c'è una versione più da tavolo di Magic che è l'Arcenemy, che non è effettivamente un gioco da tavolo, ma è È un più modo un di modo di società, di giocare, giocare. esatto, che era già stato introdotto tempo addietro, è stato reintrodotto come diciamo prodotto in scatolato a parte con mazzi già prefatti e già in teoria adatti per giocare quel Esatto, tipo che è quello. di modalità, con nuove carte Arcenemy, perché la volta scorsa qual era il problema che hanno effettivamente riscontrato? Che gli Arcenemy scorsi davano le carte Arcenemy, un mazzo dell'Arcenemy già fatto e basta. E poi quindi Quindi dovevi trovarti gli altri tre che avevano o i mazzi loro o magari avevano i mazzi troppo deboli comunque. o troppo Questi forti. prodotti secondari cercano di, soprattutto Arcenemy, cerca di trovare magari un po' di gioco i nuovi giocatori per spiegargli un po' come può funzionare una Esatto. modalità nuova. Arena era una ipotesi di un gioco da tavolo Con che con i i personaggi, personaggi e con l'ambientazione le di Magic. ambientazioni, a metà via e poi in su in modo molto più interessante abbiamo Explorers of Esatto. Ixalan. Perché non è un vero e proprio gioco di carte, non è un solo un gioco da tavolo, perché
Segue alcune Si regole di gioca, Magic. esatto, praticamente è un gioco sempre a 4 giocatori, come Rare Enemy, dai 2 ai 4 in realtà. Ogni giocatore, all'interno ci sono quindi 4 mazzi da 60 carte già fatti. Uno per ogni Ogni tribù. mazzo, esatto, rappresenta una fazione di Ixalan, quindi c'è il mazzo pirata, il mazzo dei tritoni, il mazzo dei vampiri, il mazzo dei dinosauri e dell'impero del sole sarebbe. E praticamente c'è un tabellone di gioco, che è questo qua. I quattro giocatori si mettono ognuno a un lato del tabellone. Ci sono queste tessere con dei costi di mana, con dei costi di mana sopra, Che tu puoi essenzialmente. pagare per girare la tessera. Esatto, e credo che tu possa girare soltanto le tessere o quelle più esterne. Arcanum è quando giochi pur forse multiplayer, ma con delle carte grosse che fanno cose. Esatto, più o meno sì. Appena vedono pur forse tu diventi l'Arcanum in Commander. E praticamente ci sono queste tessere, come vedete hanno dei costi di mana stampati sopra, pagando quel mana. Queste tessere possono essere girate e al di sotto ci sono degli effetti che o durano, adesso non mi ricordo, alcuni dovrebbero durare per la parte, cioè il momento in cui tu li attivi, E e alcuni altri invece sono costanti. permanenti. Dipenderà anche Penso, dal costo di esatto, mana. probabilmente anche dal costo di mana. Ed è un tutti contro tutti, è il vero arcenemy. Beh, sì, soprattutto se non monti goblin e cominci a fare i Sì, è piccoli goblin, tanti piccoli goblin. un tutti contro tutti, e l'ultimo che rimane essenzialmente vince la partita, diventa l'esploratore migliore. Già da questo tavolo possiamo vedere alcune carte, ci saranno chiaramente carte Allora, di la foto è Ixalan. già arrivata, Giulia. Va Perfetto. benissimo questa, non è necessaria una foto migliore, tranquilla. Si possono vedere già alcune carte che verranno ristampate. Si vedono, per esempio, beh, ci saranno, come stavo dicendo, delle ristampe comunque di Esatto. Ixalan, più altre carte nuove. Io da qua vedo, adesso che abbiamo lo schermone, poi voi magari mettete anche tutto schermo, dovrebbe vedersi. Vediamo che sotto un tritone c'è un rancore, per esempio. Vediiamo una. Effettivamente rancore sui tritoni non Poi sta male. vediamo una spirale fulminante nel cimitero del mazzo dinosauri. Qua. Poi c'è Scusa, una. stavo guardando perché spirale fulminante non mi diceva La niente. Helix. Scusate, è di formazione Sì. Poi professionale. nel mazzo pirati ci sono, vedo solo ristamp, cioè solo cose di Ixalan. E mentre in quello vampiri vedo da qua un Batman, un vampiro falco notturno. In più il dinosauri, quello lì mi sembra una terra doppia, ma non capisco di che tipo. Anzi no, multicolor, vabbè, non si capisce da qua. Forse è un Comunque, santuario non lo so. Comunque, Naya. questo è. Ah, può Cioè, essere. sì, sono la Può. terra Ci Naya. può stare, però è un'arte diversa, è un'arte che non ho mai Vabbè, visto. magari è un'arte di Ixalan. Ma non c'è Naya di Ixalan. Ma io sono Nayasauri. Ah, ok. Niente, quindi questo sarà un modo di giocare che sinceramente mi incuriosisce, infatti probabilmente lo prenderemo, soprattutto perché sono curioso di vedere gli effetti che avranno le varie tessere e come possono interagire durante la partita. Mi sembra una cosa molto carina. Potrebbe Dopo. essere un jungle shrine con arte Ah, alternativa. sì, No, allora sì, molto probabile. Mi sembra di insomma, sì. Nai. Sì. No, no, pensavo qualcosa di veramente Naya No, nel no, nome, no, una allora non lo terra che mettono. dà i colori Ok. Naya. Andiamo avanti. Prossimo uscirà, e questo uscirà il, non mi ricordo, 17 o 10 di novembre, uno dei due. Sicuramente di novembre. Perché Esatto. a dicembre, c'è già Aspetta, quello? non mi ricordo. No. No, A sempre a novembre novembre. esce A Frostwind. novembre. Sì. Va bene. Sì. Uscirà il nuovo. Sì. A novembre uscirà il nuovo From the Vault Transformation.
Transformation Transform. sì, C'è scritto vabbè, però stesso non anche. leggo. Link. Sì, questo è. Ocio. Perché noi queste non le Non lo troviamo? No, so, dai. non le... beh, sì, Sì. è lo stesso board, però da un'angolazione diversa. Però effettivamente torna giù, torna giù, torna giù. Quella. Questa qua è quella la tritone No, in no, la blocco. terra, sto No, questa è guardando. coste Sì, allora quella è sconosciute. la shrine. Questa probabilmente Sì, sarà Jungle guarda che ha Shrine. tre pallini. Sì, esatto. Pa, pa, pa. Ok, grazie mille. Immagino un'altra canzone, si vedono meglio le carte. In From Vault Transform, ipoteticamente hanno già detto che sarà, non si sa cosa c'è, ma si Esatto. sa che ci saranno solo carte che si Sì, trasformano. Quindi, bifronte. ipotesi bifronte, quali? Non si sa. Non si Nella sa. migliore delle ipotesi, a mio parere, Sì, visto che ci andiamo sono a riempire, alcune. ci sono alcune carte, visto che vanno riempiti 15 15 slot posti. più. Si sa che c'è una token. Esatto. La mia ipotesi è esatto che ci siano i 5 Planeswalker di Origins, tutti e 5, nella migliore ipotesi. Anche perché effettivamente uno su 5 una token la fa, quindi potrebbe essere la token zombie di Liliana. Ma se li hai caricati, ci sono altre ipotesi, le hai caricate le Certo che l'ho ipotesi, vero? caricato. Un'ipotesi potrebbe essere il Delver of Secret, cioè la carta più giocata in Modern, Esatto. la comune più giocata che abbiamo visto. E ovviamente anche noi avevamo pensato alla lama, ma non, della lama non sono sicura. Garruk invece è tra le nostre Esatto. ipotesi. Delver potrebbe essere un ottimo slot, uno slot che anche se una comune è una comune apprezzata. Viene con arte magari alternativa, farebbe gola a tutti i giocatori sicuramente di Pau perché giocano blu e Esatto. se si giocava ancora mi sembra qualcosa in Modern venisse Qualcosa giocato. sì, si gioca anche in Si Legacy, gioca anche in penso. Legacy, quindi Quindi. soprattutto per i giocatori di Pau per a cui magari non fanno tantissimi regali perché fanno più gola altre cose, Delver Se non mettono Delver effettivamente, scateneranno cioè rivolte. secondo me è uno slot che sulle. Nella migliore delle ipotesi, le 9, le 10 slot da riempire, perché 5 sono i PV, una è sicuramente Delver. Non, magari arte alternativa anche perché il nome effettivamente ti può anche cioè uno può anche fare, wow, facciamo una su Ravnica, facciamo uno su Dominaria, non ha importanza, l'importante è che sia uno scienziato, ci Esatto. sta. Successivamente a Delver, una ipotesi è appunto, un'altra è sempre di Innistrad, dato che è lì che ci sono le Esatto. bifronte, sarebbe Avacyn, la nuova Avacyn, perché effettivamente siamo in vena di regali, dai, insomma, cosa fai? Metti, non metti un angelo, dai, Magari insomma. occupano i 3 slot del Delver per raccontare tutta la sua storia. La vedo Spero di difficile. no. Questo prodotto conterrà solo Sì. ristampe? I Sì. From the Vault contengono solo ristampe, in questo caso abbiamo la certezza che Cioè, siano diciamo, è ristampe. cambiato perché Sì. i primi due, se non sbaglio, avevano un'anteprima del set successivo. Potrebbero In teoria, tornare. tengono solo. È da un bel po' che hanno tenuto soltanto ristampe. A meno che non dicano da un certo. Domani Mettiamo si svegliano e dicono: no, qualcosa. mettiamo una roba di rivali di Ixalan. Ci potrebbe Però. anche stare perché effettivamente abbiamo visto che in Ixalan ci sono alcune carte bifronte, quindi potrebbero anche inserirla. Però secondo me rimarranno sulla linea delle solo Anche ristampe, senza perché anteprime. risulta un prodotto appetibile già con certe ristampe se vengono scelte in modo intelligente. Avacyn sarebbe una ristampa abbastanza intelligente anche perché è una carta che è stata giocata e può essere giocata ancora in alcuni formati e ci sta, dai, anche a Sì. livello di quanto il personaggio è stato amato nel tempo. Sarebbe un buon posto per lei. Sì. Comunque, non potendo mettere, cioè, rappresenta anche Innistrad, dove è la prima volta che Esatto. hanno introdotto queste carte. Anche se la prima Innistrad la rappresenterebbe il Delver. Sì, però rappresenta Innistrad come piano. Sì, avanti. Un'altra ipotesi sempre di Innistrad, sempre della prima, sarebbe il Bloodline Keeper. Perché? Perché è un vampiro, perché fa la token anche Perché questa, costa tanto per nulla. perché costa tanto per nulla. Quindi sarebbe una ristampa ipotizzata, cioè
perché comunque hanno puntato molto sui vampiri che si Sì. flippavano, per trasmettere il messaggio anche che cambino forma, che assumano un'immagine diversa all'interno del piano. Quindi ci potrebbe anche stare. Sono sempre ipotesi, non abbiamo la certezza. Però tra le carte che abbiamo vagliato, questa non so quanto potrebbe far piacere, Secondo però. me questa ci sarà abbastanza sicuramente, perché è una di quelle carte che, non essendo mai stata ristampata, essendo un po' giocata Adesso anche con a Edgar. Commander, esatto, con Edgar Markov, soprattutto negli ultimi tempi, è sempre rimasta comunque alta di valore, perché è comunque una carta molto forte in un vampiri tribale. E quindi una ristampa così da From the Vault potrebbe aiutare ad abbassare il prezzo. Poi andiamo con la prossima. Sempre perché siamo in tema di token, in tema di tribali, Esatto, tra l'altro avremo, anche il vampiro fa la token. Se esatto, non aggiunto, potrebbe attirare chi ha comprato il mazzo. Esatto, Edgar ci Allan sa Markov. ci sarebbe lui, perché è una delle prime creature che ha avuto la doppia faccia, come anche cambio di creatura al suo interno, perché Sì, comunque penso di dall'altra sì. parte è un lupo. E comunque anche questa è tra le papabili come ipotesi solo perché fa la token. E perché veniva giocata a un suo valore, perché è stata giocata, non credo si giochi ancora, comunque in Modern, di side, col fatto che comunque era molto versatile, sia da un lato che fa board e ti guadagna vite, dall'altro che fa danni a creature e giocatore. Oltre a diventare ovviamente un 4-4 travolgere. Chi diciamo che non ci sputi Esatto. sopra. Sempre un regalo di Innistrad, era il primo Planeswalker effettivamente a doppia faccia. Perché quelli di Origins avevano la differenza che da una parte erano creature, poi si trasformavano in Planeswalker come se la scintilla si accendesse. Garruk invece era proprio il suo cambio a livello più interiore, da Sì, un certo dalla punto di vista, maledizione dalla di Liliana. maledizione. E quindi come primo Planeswalker apparso che si flippa, anche perché l'altra simile a lui è solo Arlyn Korn, ma è molto Sì. recente. Questo è già più iconico come personaggio, più amato. Potrebbe essere anche questa un'ipotesi. Saremmo a quota 6 Planeswalker. Questo potrebbe essere un deterrente, Sì. però è comunque un prodotto sempre a tiratura limitata, sempre di nicchia, che non tutti sono interessati a prendersi. Perché Esatto. uno può dire: sì, mi interessa Jace, ma tutto il resto no, tanto vale che spenda solo per Esatto, Jace. praticamente. Quindi questo sarebbe carino, comunque vederci un Garruk dopo un po' di tempo, Sì, diamogli era un po' la. che non lo vediamo, ci dà un Mettetecela dentro, dai. contentino. Ovviamente tra i Sì, papabili di tutti. più. Scusate, volevo sapere se dopo l'uscita con Ixalan sarà draftata solo lei o anche Ixalan, anche dopo che è la prima volta che c'è un set master quando gioco. Il set masters viene draftato da solo, nel senso non viene mischiato con i set E dei poi sarà comunque, standard. penso, il negozio che deciderà se fare E o no poi, l'evento esatto. di draft del set master. Sì, diciamo che dall'uscita dei set masters, tra le varie opzioni che un negozio di eventi che un negozio può offrire anche un draft di Solo Iconic Iconic Master. Masters in questo caso. E saranno quindi tre buste di Iconic Masters. Ovvio che se il negoziante sa già che proporre un draft è più complesso, perché molta gente mi hanno detto anche che costa e quindi alcuni non partecipano perché non hanno la certezza di arrivare con un mazzo completo, pagare poco e ricevere molte buste, magari Diciamo buone. che tu punti, se vuoi fare draft di Iconic Però Master, punti a vincere per vincere i premi, che di solito sono altre buste di Iconic Masters. Dico, resteranno draft. Sì, c'è, anzi. quello in realtà dipende dal negoziante. È più facile È che a più. livello di prezzo mantenga molto Ixalan e faccia un paio di eventi di Iconic Master, perché comunque il costo del prodotto è completamente Sì, diverso. sì. Cioè, Cioè, nel senso, sicuramente tipo si se drafterà sempre Ixalan. Iconic Masters si drafterà magari il giorno e del release e la poi settimana nel dopo. caso in cui venga richiesto, perché comunque mediamente partono 30 euro a draft. Cioè, e invece con Ixalan Con Ixalan siamo siamo sui 14, 15 quindi. euro. Insomma,
diciamo dai 13 ai 15, quindi comunque. Sicuramente il negoziante non punterà a fare solo i Iconic No, Master no. perché non, ma si ritrova serate vuote perché chi non è interessato No, a anche poi. solo chi non vuole spendere 30 euro per carte che poi non Forse gli truffa. servono, perché chi gioca T2 che cosa gliene frega a lui di Iconic Masters? Quindi poi lì si parla sempre con, cioè si vede anche comunque la programmazione come si comporta il proprio negoziante. Esatto, è come un vino dannata, il draft di un Masters. E soprattutto bisogna prenderlo così com'è, cioè se sbusti, merda. Vabbè, Ma è magari una vinci volta. e quindi riesci a. Esatto, però è una volta, cioè Esatto. fatelo una volta se volete. Se non giocate fuori niente che non sia T2, non fatelo, perché vi viene sangue amaro. Oppure se avete comunque volete provare, è bello perché è No, un no. bell'ambiente di draft. È pensato e c'è tanto, cioè ha più archetipi perché ovviamente può pescare da tante cose. Cioè, dai, posso fare Sì. Reanimator Fare in Iconic con. Masters si può fare Reanimator, si può fare un Macina fatto bene in draft, secondo me Cioè, ha la spacca. Poi spada. c'è la spada che Doppio, sorto doppio, lo metti doppio Uncommon. Uncommon, cioè fai Sì. E cose. niente, tante cose. Quindi Dicevamo, continuando, io punto a 1000, bravissimo. Anch'io punterò il quello. questo che cioè io vi dico per fortuna in questo caso è uno dei casi particolari che il front de volta è in inglese Come the volta. il produttino Sì, chiaro sì. sono in inglese perché altrimenti avrete Jace il telepate liberato dai vincoli con questo nome lunghissimo, e questo è uno dei pochi casi in cui il nome originale suona meglio. Un'altra ipotesi di carta giocata di più e che fa una pedina tra le ipotesi, perché l'ipotesi pedina è Liliana, perché comunque è più giocata rispetto a altri nei Sì, 5 esatto. e è sempre una scelta interessante. Poi io la gioco, quindi per me è carina, poi Esatto. se ce l'ho poi la metto in commander. Vabbè. Partiamo Partiamo con Unstable. che è A l'ultima, dicembre, esatto, l'ultima uscita di questo anno l'ultima uscita dovrebbe dell'anno, ma non della essere. stagione, perché Esatto. poi ci sarà Rivale di Ixalan, mi sa, appena dopo. Sì, a Sì, sì, gennaio sì. dovrebbe essere Rivale di Ixalan. Comunque, Unstable, cos'è Unstable? Intanto, quando esce? Esce l'8 di dicembre Esatto. e Tanti auguri a che, me. esatto. Il giorno dopo, ovviamente, però me lo parto da prima. E cos'è Unstable? È uno unset. Che cos'è un Cos'è unset? un set? È un set dove le carte al suo interno non sono legali da nessuna parte, sono a bordo argentato Molto sobri. e non hanno. Ai, vai, vai, vai. Sono, diciamo, carte goliardiche, spassose, buffe, Divertenti. divertenti. Questo qua sarà il terzo unset, che è quello che andrà a chiudere il blocco, diciamo, spiritualmente il blocco degli unset, Con perché ci fu Aninged e Angrylure. Unglued il primo, Uninged il secondo. E in questo, diciamo, è da collezione, chiaramente ci si drafterà, quindi ci saranno meccaniche, diciamo, che funzionano all'interno del set e basta. In più, ci saranno meccaniche, spero, buffe. Di solito sono meccaniche che coinvolgono anche cose al di fuori del campo di gioco, come per esempio far pescare giocatori che non partecipano alla tua partita, far pescare o far scartare o perdere punti vita all'inizio della prossima partita con quel giocatore, cose del genere. Oltre al fatto di andare sotto il tavolo e iniziare una sottopartita di Magic a 10 punti vita. E chi la vince, chi la perde, perde metà dei propri punti vita e si torna a Nella partita giocare. Esatto, si successiva. torna a giocare sopra il tavolo, cose del genere. Creature particolari come degli mezzo mezzo, tipo la Esatto. bambina,
Oppure dei mostri, la primissima carta che si È univa, vero. che era il Big Fury, no, Fury Furry Monster. Monster, che era cos'è, un 99-99? 99-99 che non poteva essere bloccato solo da 3 o più creature. Con un costo di mana Che indecente. costava 12 o 13 neri. Proprio Sì. solo mana nero. Quindi praticamente tutto ciò che stai pensando, proprio tu, tutto ciò che stai pensando di assolutamente idiota, ma divertente, potresti Potrebbe vederlo. esserci. Perché c'erano carte devastanti che per fortuna erano ristampino, dove ti dicevano di strappare la Sì. carta e buttarla contro l'avversario per fare danno in quel modo. Sì. Oppure che tipo la lanciavi tipo Lanciarle. lanciarle fisicamente contro cose, ma anche semplicemente fare azioni, che questo tutto questo mi ricorda gioco Goblin, Sì. fare azioni particolari all'interno per realizzare l'effetto della, tipo anche bleffare in Esatto. modo strano, fare rumori all'interno, oppure anche tipo archetipo artista. La carta nerf, Cioè, tipo esatto. la questione del se hai l'artista che ha fatto Sì, queste c'erano carte. tutte basate sugli artisti, Per tutto un esempio, casino sì, di le roba. carte dell'Ascon, una delle carte dell'Ascon sarà ristampata in Unstable, ma tutte loro hanno Questo quest'idea sì, questo feel da come la carta buffo. nerf, dove devi col nerf sparare al deck dell'avversario. Esatto. L'unica carta che è rimasta è la spada di Dungeons & Dragons, perché è quella fattibile, Sì, cioè e puoi. che esatto, rimarrà, sarà all'interno di Non Unstable. hai bisogno di prodotti come Nerf o Sì, di come Transformers. Transformers per attivare la sua abilità, e quindi era l'unica che poteva mantenersi. Solo che questo Unset avrà una particolarità dal punto di vista del design. Perché gli altri Unset erano fatti un po', cioè nel senso non avevano un design comune, pensavano a delle carte buffe, poi le hanno sistemate in modo che la distribuzione dei colori fosse quella, che stessero bene insieme alcune meccaniche, ma più di tanto niente, cioè potevi trovarti l'asino, la bambina che ballava, Sì, il tirannosauro vecchio, Malrath eccetera. Goonies. Esatto. Mentre con questo hanno deciso di trattarlo, tra virgolette, come un set normale dal punto di vista del design, ossia sviluppare un contesto. E questo contesto è la lotta tra cinque fazioni. Quindi rientra in un contesto classico all'interno del mondo Esatto. di Magic. Che in cui nel mondo di Unstable combattono per la supremazia o per farsi, cioè, mi sa che c'era proprio scritto tipo per la supremazia o anche soltanto Minarsi. sì, per far saltare un po' di teste, una roba del genere. E queste, qua ve le illustriamo, queste, come si dice, fazioni, saranno con dei colori alleati, partiamo con quella verde bianca che sono il Crossbreed Labs, ossia laboratori di incrocio tra razze, essenzialmente. Quindi Infatti una vediamo specie che di Selesnia, ma in versione più di, cioè una specie di, scienziato scusami, pazzo. Simic, ma in versione più scienziato pazzo. E infatti qua vediamo l'incrocio tra razze perché c'è una scimmia ragno, che tra l'altro c'è la scimmia ragno, esiste come tipologia di scimmia, solo che questa è proprio una scimmia ragno, scimmia ragno. Sì, no, la scimmia ragno non è proprio così. Mi sembra di sì. O è tipo un topo. Io so che c'è il topo ragno che ha Ah no, forse è il topo quale. ragno. Vabbè, fa lo Scimmia stesso. ragno non lo so, so Non me che è lo il topo ricordo. ragno. Allora, forse è il topo ragno. Poi ci sono i blu neri che sono gli Agents of Sneak, che è tipo Agents of Shield, ma. E sono delle super spie che però puntano tutto I sui gadget. gadget che sono anche fatti un po' strani e che non funzionano mica tanto bene. Allora, esiste qualcosa che ci assomiglia, ma è una È una scimmia scimmia normale. effettivamente. Il topo. E quindi questi saranno la fazione quella blu nera. Il Ho topo è solo un sbagliato? topino. È un topino. Poi c'è l'Order of the Widget, che sono della specie di Esper all'ennesima potenza, ma nel senso che loro vogliono talmente tanto, diciamo, fondersi con le macchine che lo fanno
giusto per, la descrizione era se a uno dell'ordine venisse in mente di impiantarsi al posto della mano un Lo tostapane, lo farebbe. farebbe senza problemi, per qualsiasi tipologia di motivo. Poi per il rosso-verde abbiamo i Goblin Explosioneers, che quindi sono goblin che fanno esplodere le cose, e sono anche un po' mutanti, a quanto vedo dall'immagine. E Hanno proprio un come... aspetto brillante, Sì. intelligente. Come ultima fazione c'è la League of Dastardly Doom, che è popolata dai classici, penso, scienziati pazzi, che vogliono fare i raggi della morte, sono Ma chiaramente quello è uno scudo inglesi. di Capitan America. No, mi sa che è un bersaglio per il raggio della morte, il raggio lì. Sono chiaramente inglesi perché possiamo vedere come il servitore stia Portando il tè. portando del tè. E questi probabilmente vogliono, sono quelli che più di tutti vogliono provare la distruzione delle loro invenzioni, sulle altre. Quindi diciamo che ci sono fazioni scientifiche o armate di gadget Esatto. che portano ad avere una lotta, Esatto. E impari poi impari, non si sa probabilmente bene. non ci sarà una storia vera e propria, ma diciamo che in questo caso hanno deciso di rifarsi a delle fazioni e quindi avere delle Un carte, filo conduttore degli all'interno archetipi delle che carte. conducano, esatto, che accomunino tra di loro delle meccaniche o comunque per poterle diciamo, visionare come appartenenti a una di queste fazioni. Ci sarà In più ci sarà... Ah, una carta che in realtà sì. l'abbiamo già vista, che non è oltre alla spada di Dungeons & Dragons che abbiamo già visto, è una carta di visione Visione futura futura. che trova qua la sua casa e forse, dico forse perché non è uno spoiler, è solo una speculazione, potrebbe essere presente un Planeswalker. Sì, molto probabile, Ma perché e hanno poi... sempre negli unset introdotto, diciamo, tutti gli aspetti di Magic fino a quel momento Quindi all'interno potremmo vedere dell'unset. carte effettivamente più pronte, Quello potrebbe più starci. difficile. Beh, fa carte che si uniscono tipo il Big Fury Quello forse può Monster. essere. Il Planeswalker avevano spoilerato le bustine di Unstable, quindi proprio Sì, non i le buste, il prodotti, prodotto esatto. tipo le buste, le sleeves, e sembrerebbe che sia uno scoiattolo. Sì, potrebbe Potrebbe essere un essere un Planeswalker Planeswalker scoiattolo. scoiattolo. Se mettono un simbolo dietro al terzo tipo di gilde potrei esplodere. Secondo me lo faranno. Sì, lo faranno, Secondo me cioè, ognuno va il suo simbolo. ovviamente simboli demenziali, cose assurde, cioè nel senso non aspettiamoci niente di solamente elegante, ma anche un po' Scemo. stupido, cioè per esempio anche semplicemente un'esplosione per una gilda, un razzetto per questi, Sì, un'altra, sì, cioè sì. cose di questo tipo. Potrebbe essere perché avevano fatto questo spoiler, questo mostrato, questo Scoiattoli. Sì. prodotto, non si sapeva se era una... Non so, un prodotto secondario che avevano deciso di fare come arte lo scoiattolo, però non ricordava i No, tappetini no, erano magici. ufficiali di Unstable Erano ufficiali di Unstable e come c'era questo bustine. scoiattolo. Quindi o una rara importante, un personaggio Sì, era uno scoiattolo importante, che con la magia faceva una irradiata di ghianda. energia. E quindi io appunto al Planeswalker Poi, come scoiattolo. Se vinco mi tutti, regalate gli Oreo. ultima cosa, come Eh? tutti gli unset, questo set avrà le terre base full art in ogni busta. Le terre base full art, però, non come quelle che abbiamo già visto, ma Ma particolari, perché tutti i set, tutte le altre due volte, diciamo, avevano proprio una grafica particolare. La quindi grafica di di so come è questo. successo per le precedenti, almeno 5 delle quali sono di Jonavon, Sì, e sono queste qua. E noi troveremo le terre base in questa forma in Unstable. E penso che una di queste terre base valga almeno la bustina, perché se poi sono molto belle. queste si manterranno nei prezzi in cui si sono mantenute quelle di... All'inizio sicuramente varranno più o meno il costo di una bustina. Forse un po' di meno per invogliare a comprare la terra base piuttosto che la bustina, quindi direi sui 3-4 euro.
se finiscono come quelle di Aning e Duanglue, le trovi dai 10 in su. Quelle, anche quelle normali? A quanto le avevamo prese noi? Dai, dagli 8. No, di meno. No, mi sa di aver, cioè, Escludiamo l'isola, che quella escludendo sta. l'isola, vabbè, 5, 6, quelle più o meno simili a queste. Le altre vengono ovviamente di più, perché sono molto Sì. diverse. E qua queste Quindi saranno le terre. sicuramente si alzeranno un po' di prezzo, ma dopo, perché comunque, per quello che hanno detto, il prezzo della bustina sarà come quello di un set Sì, normale. Quindi costerà, diciamo, i soliti 3-4 euro in base al prezzo standard che il vostro negozio farà le bustine. Quanto costano i pacchetti? 3-4 euro. sì, 3 euro e Appena. mezzo, 4, quelli dipende comunque anche dal Anche negozio. Maro si è espresso riguardo lo scoiattolo. Sì, aveva detto che c'erano gli scoiattoli, però non aveva detto nient'altro. Ah, ok. Si sapeva che c'era lo scoiattolo. C'era questo scoiattolo, ma quello che mi preferisco io era un altro. E sembrerebbe che ci fosse. Questo è un non legendary Squirrel Lord, ci sta. Ok, c'è un non legendary Squirrel Ma Lord. se riuscissi a trovarlo, in teoria, devo scorrere. È questo. Dai, il mouse. Dovrebbe esserci, era. L'immagine vuoi trovare? Sì. Prova. Vediamo se è lei. No. No. Non mi ricordo neanche come si chiamava il thread. Perché c'era un thread su Rumor Mill. Ultra Pro Unstable Products. Così, product. Ok, product. Sì, perché c'era. Il primo, quello lì giù. Sì, ma metto il link. Ok. Ciao Ciao Michael. Michael, c'era praticamente questo e vedete che c'è la C'è la testa di testa di Urza Urza. e poi sotto abbiamo Fai visualizza. No, esci. Tasto destro. Apri una nuova scheda. Ok. scheda. C'è lui da solo, piccolino, dolce e Con carino. questa pelliccia sembra un lord del 600. E secondo me lui in particolare, cioè poi si vede anche comunque altre cose interessanti come un piccolo goblin non colorato, quindi magari anche una carta particolare a livello di art, però c'è questo scoiattolo bellissimo che secondo me è il nostro Planeswalker. Quindi Sì, può essere. ci Ci starebbe. può stare. Ci starebbe, dai. Anche nei vecchi Unset c'erano gli scoiattoli. Nel Unglued no, perché l'ho rivisto, l'ho riguardato da poco. In Aninged non mi Però ricordo. gli Però gli scoiattoli erano. scoiattoli c'erano nei set normali, da Perché? Odissea indietro. C'era il mazzo scoiattolo. Che faceva. Anche in Assalto, in quel blocco Odissea Assalto. Quando si giocava, penso, quel Quindi gioco lì. diciamo che inserire lo scoiattolo è anche quello nel 25esimo anniversario, entrare in un viale dei ricordi. Esatto. E basta. Sì, in realtà anche la testa di Urza potrebbe essere Planeswalker. Ah, potrebbero fare la testa di Urza Planeswalker. No, erano topi infernali. Ah, sì, i topini. Infernal Spawn of Evil. Sì. E Infernal Spawn of Infernal Spawn of Evil. Wow! Sì, effettivamente, quindi aspettatevi anche nomi particolari, nomi che dici quando leggo è. Se non, una domanda che non ricordo. Lancet sarà anche questo solo in inglese? Sì, in teoria sì. Quindi i giochi di parole verranno tradurre alcuni giochi di parole sarà complesso e non sarà divertente uguale. Però Comunque, noi quando usciranno gli spoiler daremo comunque una faremo una traduzione. traduzione anche per voi, per aiutare gli eventi in Italia di Unstable, per quelle, insomma. Perché ho notato che molte persone fanno comodo effettivamente
versioni italiane, verso Tokyo, versioni italiane delle carte, anche se soprattutto se queste ultime non sono mai Traduci state cosa tradotte in tradotta. italiano. Infatti durante novembre io avevo intenzione di dedicarlo un pochino ai vecchi Unset, ogni settimana magari fare qualcosa, un articolo o magari anche qualche carta, giusto per entrare Ma i nell'ottica di bipoli erano negli Ernst Ansett? Eagle. Oh, No, peccato. c'erano nei set normali. Poi c'erano anche negli... No, negli Unset non c'erano i Beeble in sé, ma erano molto spesso nelle art. Che dopo aver scoperto l'esistenza dei biboli la mia vita è cambiata. Ma non in meglio. Niente, cioè abbiamo finito quasi praticamente in Sì, orario. anche Siamo perché bravi. sì. Non Quindi dirlo troppo ad alta voce. chiudiamo con, per quelli che sono arrivati dopo l'inizio della live, cioè Chiudiamo dopo con l'inizio. la mia faccia pustolosa che vi manda ancora. Vi mandiamo, ecco appunto, che vi mandiamo le nostre Emoji che emoticon. trovate qui. Come potete averle subscrivandovi, non so, non so come, iscrivendovi Sì. al nostro canale di Twitch, perché adesso, prima della chiusura, la solita domanda di rito: che ne pensate del racconto di mercoledì scorso? Allora, che ne pensiamo? Mi è piaciuto molto Anche a me è personalmente, piaciuto. perché finalmente si punta a una storia più avventurosa, ma con i feels di alcuni personaggi, quindi gestita molto meglio rispetto a gestire 10.000 relazioni. Ma una. Abbiamo la par... No, non è la partnership, è una metavia che sta testando adesso Twitch. Si chiama affiliazione. No, non siamo così giganti per avere una Siamo tre... No, partnership. la partnership dobbiamo avere ben altri numeri, ma voi Possiamo possiamo affiliarci. iniziare dall'affiliazione, poi pian piano anche voi comunque ci state aiutando, anzi ci avete... merito vostro se ci hanno invitato, Selezionato a. selezionato per partecipare a questa prova, diciamo, dell'affiliazione. E quindi abbiamo... Cosa stavi dicendo? Stavo parlando della storia. Vai. La cosa nel finale, quindi il grande finale aperto, quello che sarà poi l'inizio, se non l'avete letta, cavoli vostri, ormai è passata una settimana, lo spoiler è finito. Quando lui ricomincia a ricordare in modo un pochino troppo violento, poi pensi, ma quindi non era un incantesimo, era solo un trauma, perché un altro trauma l'ho fatto ricordare, l'ipotesi, la speranza è che non dimentichi quello che è successo dopo, ma semplicemente parte dal presupposto che prima era così, ma effettivamente le cose sono diverse. Quindi che il nuovo lui, sia in relazione con le sue capacità, sia in relazione con Vraska, cancelli il punto di vista precedente. Dica, ah, la pensavo così, però effettivamente vivendo le cose sono ben diverse. E diciamo che come finale te lo potevi aspettare perché lui che cade poteva portare a quello. Avrei preferito portasse, non so, a lui che cadeva effettivamente nell'acqua e magari venisse trascinato via senza avere questo trauma effettivo anche per lei. Perché insomma, a un certo punto ero lì, ti chiede di uscire, cioè praticamente Sì. dice quando ci. Quindi non è male come scelta, anche perché prima o poi doveva ricordare, perché ricordare lo porterà a poter forse anche salvare la stessa Vraska da Nicol Bolas, Esatto. però salvare nel senso dire E ma esatto. evitare, diciamo usiamo evitare, Scansare. scansare Nicol Bolas e evitare di tornarci indietro, ma sì, è stato un buon sì, un nì, perché spero che se la giochino bene e non torni il Jace di prima con annesso Liliana Steyr. Serve la dimostrazione che Jace è finalmente un personaggio maturo, potrà diventare un po' l'urza di questa parte della storia di Magic. Sarebbe ottimo perché porterebbe comunque Jace a capire che non ha senso fare il bello e il cattivo tempo come guardiano ovunque ci sia bisogno, ma che ha preso un ruolo come quello che aveva Urza
da un certo punto di vista, ha un ruolo di guida, ma che dovrebbe portarlo all'interno di una situazione e stabilizzare quella. Dopo si può muovere. Quindi anche come ruolo, cioè secondo me questo potrebbe farlo maturare anche a livello di patto delle gilde, finalmente capire che o lo fai bene o non lo fai. Tanto su Ravnica Esatto. ci si torna, perché con Bolas che ha richiesto sia Vraska che Ral'Zaar, Ravnica è tra i futuri set più vicini. Sì. Cioè, dopo aver capito dove sono gli altri Planeswalker, ci immaginiamo di tornare velocemente a Ravnica. Spero Esatto. il prima possibile. Voglio tornare a casa. Ok, Ok, cosa abbiamo? quindi Perché abbiamo delle emoji? Perché abbiamo detto siamo siamo affiliati, lo affiliati. leggo Come già fate ad avere scritto. le emoji? Vi iscrivete come subscriber. Per avere quella di Sorin basta la subscriber la prima, diciamo, o da 5 euro o quella gratuita con Twitch Prime. Per avere quella di Nicol Bolas la subscribe da 10 euro, avrete ovviamente sia quella di Nicol Bolas sia quella di Sorin. E l'ultima subscribe, Che che dovete però ancora diciamo fare. è quella che. Nel senso, se proprio ci volete tantissimo bene, potete farlo perché è da 25 Dollari. dollari. Avrete tutte le due già dette, in più una terza che dobbiamo ancora fare e che poi ci dovranno approvare. Che Che l'idea sarebbe? sarebbe quella del Serpopardo, che è l'unico dio Di di Magic. Magic sopra Bolas. È vero, hai ragione, Alter, a livello del ruolo di guida avrebbe dovuto averlo dire anni prima, ma appunto perché prima non ci arrivava, perché era un po' ciocco. Adesso con la comprensione di ciò che è più profondamente e che le persone attorno a lui soffrono per le scelte che chi governa prende e che magari chi è l'apparenza malvagia a livello di gli Azorius vedono i Golgari come malvagi. Magari non lo sono sempre o non lo sono per volontà propria, ma possono cambiare, sono in condizione. Forse ora è il momento in cui anche può anche semplicemente lasciarlo a qualcun altro. Trovare una nuova guida o è improbabile un nuovo stile di governo, però trovare qualcun altro di più adatto, ma ora che è maturo. È ovvio che cambiare già, riuscire a far arrivare Vraska, a cambiare l'interno dei Golgari sarebbe qualcosa di potente. Riuscire anche a cambiare l'intera Ravnica senza una lotta intestina è improbabile. Però comunque Difficile. assumere un ruolo più stabile sarebbe meglio. Vraska condottiera di Ravnica. Vraska condottiera di Ravnica, Vraska sarebbe ottima, ma sarebbe apprezzata dalle minoranze. I Selesnya non la vorrebbero mai. Una Golgari, una Gorgone, qualcosa che è fuori Esatto. da noi, qualcosa che uccide e consuma. La metà delle No. gilde, tutto ciò che, cioè, i Selesnya come estremo opposto non la vorrebbero mai. Già il fatto che Jace si sia buttato è perché è molto vicino ai Golgari, cioè Ah, agli gli Azorius come Azorius. colori. Però sì, sarebbe interessante anche semplicemente Vraska come nuova leader dei Golgari e leader nuovi che capiscano che non ha senso lottare tra le gilde se Esatto, non tra di risolvi il loro. problema all'interno della gilda. Perché comunque anche gli stessi Orzhov non è che proprio siano tutti felici e contenti. Sì. Quindi vedremo. Però almeno adesso il nostro Jace ricorda E qualcosa e vedremo ricorda in come modo andrà violento, avanti quindi domani, speriamo che sia forse. domani. Io ero rimasta che fosse quello di primo all'ultimo O al capitolo. massimo domani spero che non facciano un altro podcast, ma che facciano qualche storia extra. Prossimo set, nuovo giro di 10 cattivi gilda. Potrebbe, allora, 10 capi gilde, potrebbe essere che Ravnica secondo me sarà quel blocco che farà i due set vicini su Ravnica, perché è troppo grande, anche come colori. Sì, comunque Cioè se deve far vedere. sarebbe improponibile far vedere tutte le 10 gilde in un punto solo. Quindi potrebbe riproporre 10 capi gilda o nominati nel primo blocco i precedenti e nel blocco successivo. Oppure sì, 10 nuovi. Che ti dicono: guarda che è successo questo, questo e questo, ed è arrivato questo qua. Sarebbe Esatto. interessante. Sì, ma nel crepaccio, nel fiume, cioè secondo me era la Secondo me, stessa. anche secondo me è la stessa e poi l'hanno un po' modificata. Temo che sia la stessa. Se non sbaglio, e qui dovrei rifarmi al Twitter di
della Wizza, vediamo se riesco ad aprirlo, perché di aver letto che quello del precedente, quindi controllo subito prima che vi saluto, salutiamo, che quello là fosse l'ultimo capitolo della prima parte. Però se, non, se riesco a non averlo in spagnolo forse è più semplice. Come? È così intuitivo. Beh, in realtà è intuitivo perché forse l'ultimo capitolo potrei riuscire a capirlo. Il problema è arrivare a... Ta 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 ta. Maro. Penso si veda. Sì, si dovrebbe riconoscere l'art e anche 6 giorni fa qua. Arrivato a fazione di che sarà il primo. No, ok, no, allora. Non è qua. Perché può darsi. Ogni wizard condivide la stessa cosa. E vabbè. Però può essere effettivamente che facciano una pausa prima di Rivali di Ixalan. Il cliffhanger di fine stagione. Esatto. E, mentre... Oddio. Bene, il fatto di potersi iscrivere abbiamo già detto. Domani io sarò in live da solo. Perché domani c'è l'ultima live della Wizards su Magic Arena. Dove spiegheranno... la beta, che cosa comporterà, quando inizierà tutto, diciamo, Magic più nel Story dettaglio. Final. Ah, ok. È stato definito il final. E sì, è la stessa carta, solo che Crepaccio Cascata fa lo stesso. Ok. E, quindi domani, per chi c'è, domani sera partirò come al solito a 9.45, dato che la live loro inizia alle 10. In questo modo... Abbiamo un quarto d'ora sia per settarci, sia per parlare un pochino e per aspettare l'inizio della loro live. Perché parleranno effettivamente della beta, andranno nel dettaglio, in teoria, di quello che vedremo, di come funzionerà e spero altre informazioni, perché la live, quella della settimana di mercoledì scorso, è stata abbastanza un po' così, sottotono, un po' anche noiosa. A mio parere, perché giocare, oh, va bene, è bello il gioco, abbiamo capito che l'avete fatto bene, però tra una partita e l'altra potevate buttare dentro qualche informazione che magari ancora non Ma avevamo. Sì, dai. Ecco, davo un'idea e basta. Quindi mi trovate domani, farò la solita immaginina che verrà pubblicata domani di Remind, e quindi spero di vedervi domani sera, così vediamo un po' che cosa ci aspetta per questo gioco. E basta, seguiteci, subscrivatevi. Anche perché se vi subscrivate e... Okay. Ultima cosa. E vi iscrivete appare qualcosa, soprattutto esatto, se vi iscrivete. Esatto, quindi durante le live è divertente. Cioè è divertente, è carino. Però è divertente vedere Marok tanto. Vabbè, quello sì. Dici Felice. Sapete se Dominaria sarà ambientata ai tempi di Urza? In teoria no. In teoria dovrebbe ai giorni nostri continuare la storia, quindi molto probabilmente, secondo me, vedremo Liliana su Dominaria, dato che è il suo piano natale e che ovvio potrebbe che, essere tornata lì. Liliana come collegamento a Dominaria ci porterà comunque ad avere citazioni e richiami alla vecchia storia, mm-hmm. perché comunque è la storia che ha segnato il piano. Mm-hmm. Anche perché comunque è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che siamo stati su Dominaria a livello di linea temporale proprio della lore. Liliana e Mr. Nichols? No, Urza Planeswalker potrebbero farlo in qualche set, ma poi Urza è morto. Quindi non si Urza potrebbe era essere. Un Planeswalker antelitteram, nel senso che non c'era ancora il concetto di carta Planeswalker, ma lui era un Planeswalker. Potrebbero farlo. Sono passati 60 anni dal 60. Mending a livello di lore. Che anche l'ultima volta penso che sono andati con un set su Dominaria. Ma è anche... Quindi, essendo morto, beh, ci sono tante carte. In realtà ci sono delle carte che lo rappresentano. C'è il viandante cieco. Che è lui. Però non come Planeswalker, effettivamente. Però potrebbero, secondo me, prima o poi lo butteranno fuori come Planeswalker in qualche prodotto
secondario, tipo Commander, Sì, ma tipo è Plane Chase. quadricolor. Potrebbero farlo quadricolor, dipende, in realtà dipende dal momento in cui lo Sì, è prendono. quello. L'unica cosa, potrebbero anche semplicemente decidere di buttarsi su un pesantissimo dual deck Mishra versus Urza. Però dovrebbero introdurre nuove carte in un dual deck, cosa che adesso non fanno. Quindi, o in un set base, esatto, adesso che sono tornati anche i set base, potrebbero fare dei revival nei set base di flashback sulla storia. Anche perché comunque i set base potrebbero servire per spiegare alcuni eventi, anche semplicemente un set base tipo Sugarrok, per sapere quanti ne ha uccisi. Esatto, secondo me lo faranno così. Lui in teoria è tipo l'essere più forte di tutti i tempi, più o meno. Urza no, per nulla. È stato uno dei Più planeswalker più importanti, più forti, forti, più però non era nulla di più degli altri planeswalker, era solo... saggio. Sì, cioè Più riusciva a organizzare... più intelligente e intelligente. anche effettivamente pericoloso perché ne ha fatte Ne ha di fatte di danni. cotte di crude. Cioè, la creatura più forte che abbiamo tra i planeswalker è sicuramente rimangono Bolas e Sì. Ugin. Urza non, come forza dal punto di vista della, non tanto di intelligenza come forza, non è paragonabile a un drago, è molto Millenario. millenario. È molto ovviamente brillante, molto intelligente, esatto, però ha creato fratture anche all'interno della trama, all'interno dei personaggi, all'interno, cioè, esatto, usare una planeswalker come batteria per risistemare è una scelta brillante, ma non è una scelta positiva. E poi, se fosse stata la creatura più forte del multiverso, non avrebbe avuto bisogno di ricostruire in quel modo, ma avrebbe semplicemente richiuso il tutto. Sì, Era certo. molto sì. Anche semplicemente a livello di trama ci sono personaggi di quell'epoca che si ritrovano a perdere parti della famiglia a causa sua. Cioè, persone che da buone diventano più cattive perché Urza gli ha ucciso moglie e figlia, cioè non volontariamente, no, volontariamente, come effetto collaterale, forse in alcuni casi, ma insomma, No, comunque non era. non era il planeswalker più Era il potente. più iconico, era il più importante, era la guida, era Sì, la è quello che è guida. riuscito a unire tutti contro Phyrexia, in Era il realtà. baluardo dell'umanità contro Phyrexia, ma era un simbolo. Era molto forte, però non era il più forte. No, 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 bisogna. Il primo planeswalker non mi sembra. Era il primo menzionato come planeswalker, però nello stesso periodo c'è anche lo Non mi stesso ricordo Mishra. neanch'io. Sì, perché c'è anche Mishra. Però Mishra mi sa che non è diventato Planeswalker lui. No, Ma come se ne andava spasso? Perché c'erano i punti planari, esatto. effettivamente. Urza, Urza, Orzotto. Orzotto, Orzotto. Allora, beh sì, era pentacolor, su quello sì, poteva plasmare tutti e cinque i colori. Il primo esatto non si sa chi sia. Anche perché tipo Nicol Bolas era ben precedente a Urza ed era già Planeswalker. Allora, è nato nell'anno considerato zero nell'epoca moderna, è morto a partire nel 4205, anche però non si considera deceduto la testa sola. Era un planeswalker che poteva usare tutti e cinque i colori di mana, che divenne famoso per la sua lotta millenaria contro Yagmoth e Phyrexia. Per il resto, quel paese, nacque in una famiglia nobile, ha un fratello. E uno dei tre re, naturalmente suo fratello minore Nish. La storia è, la bisogna andare a prendere da varie fonti, perché c'è la wiki inglese che è molto fornita, in più ci sono dei begli articoli su Metagame che si chiamano Magic Historica, Sono che belli sono tanto. curati Sommo dal Pontefice Sommo del Pontefice del Mana Mananero. Nero, che è Francesco, l'admin del gruppo Innistrad su Facebook, che è un gruppo che si Sì, occupa di per esempio lore. sì, Ravni e Liliana potrebbe aver conosciuto, no, anche Teferi, cioè, Sì. tanti hanno avuto la scintilla.
Beh, ma solo Nicole Bo cioè, alla fine i Planeswalker nascono perché hanno sta scintilla e poi diventano Planeswalker. Nicole Bolas è diventato Planeswalker dopo aver sconfitto Michele Leviatano, mi sembra. Per esempio, era molto forte e creò Karn, però rientra sempre nella lotta di No, ma Clash. rientra comunque nei poteri dei Planeswalker prima del Sì, Mending. perché lo stesso Sonnen ha creato Avacyn. Avacyn. E l'ha fatto anche post. Poi mi Post-mending. sa che l'ha fatto Post-mending. post-mending. Quindi Sorin è considerabile più forte di un Urza. Perché Sorin riesce a creare una creatura, vero, non Planeswalker, No, ma Anab. è Eh no, una. ma Karn è diventato Planeswalker dopo aver ricevuto il cuore di Sì, Dancer. esatto. Quindi lo stesso Sorin riesce a avere dopo il Mending le abilità di Urza pre-Mending. Praticamente. Diciamo che Urza pre-Mending era molto potente perché poteva comandare tutti i Eh colori. sì, penso fosse uno dei pochi. Dice che è pre-Mending anche Avacyn. Ah, Sì, perché sono sì, 1000 anni, sì. 2000 anni che ha Però nel architetto senso, anche la mia Sorin sa vendetta, è vero. fare le cose. Comunque sì, anche Sorin un po' che. Quindi erano, cioè pre-Mending i Planeswalker erano veramente paragonabili a delle divinità. Ah, comunque Urza è rappresentato in un numero Sì, c'è un sproporzionato sacco di di carte. carte. Curiosità, è stato il primo umano Planeswalker, Ad accendere umano, la sua scintilla nella nella. R. Che è Ok. il nuovo periodo storico. Cosa significa premente? Allora, c'è stato 60 anni prima degli eventi attuali raccontati di Magic, un evento che si chiama il Mending, o in italiano, non me lo ricordo. Oddio. Vabbè, il Mending praticamente. Ecco, nel momento in cui i Planeswalker persero i loro poteri. Diciamo, vennero nerfati i Planeswalker. Ora sono Jace. Allora, praticamente Su Dominaria c'era stato un no, tra i più casino. forti sono considerati Urza, Nicol Bolas e Tysir, che non so chi sia, ma è considerato forte al pari di Nicol Bolas. Ok. Sì, riparazione. Praticamente su Dominaria avevano fatto talmente tanto casino con tra le varie guerre, Ah, nel viaggi pre-mending era planari. possibile più o meno usare tutti i 5 colori, Ok. quasi sempre. Tra viaggi planari, come posso dire che negli anni 2000 non esistevano le carte. Lo so, però i Planeswalker ci sono da Ice Age come personaggi all'interno della trama. Cioè, i Planeswalker sono sempre stati in Magic, poi hanno deciso di Ah, sai rappresentarli più perché avanti. Urza è nato nell'anno 0? Perché la nascita in l'anno 0 perché il calendario stabilisce la loro nascita. Ah, La di nascita Urza di e Urza Mish. e Mi. Ah, prima erano i giocatori PV, poi divennero carte, Esatto. esatto. E, comunque il Mandy, i Subminar Non avevano vanci di fatto Dio. talmente tanto casino col tempo, con i piani, eccetera, che c'è stata la tempesta, no, no, il caos dimensionale, quello che tutto il blocco spirale temporale racconta, quindi universi paralleli che si incrociavano, fratture nel tempo e cose così, più che altro le fratture dimensionali, e per ripararle un sacco di Planeswalker hanno dato la propria scintilla, a volte la propria vita, per sigillare queste fratture. Il sigillo, diciamo, apposto su tutte queste fratture contemporaneamente ha scatenato qualcosa nel multiverso, per cui l'etere praticamente ha subito una modifica e quindi i Planeswalker da quel momento lì Lo in stesso poi Leviatano era un sono. Planeswalker. Vabbè, sì, molto probabile. No, 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 è Ah, chiaro. ok. Cioè, Tutti i Planeswalker da quel momento in poi Thread. non riescono a diventare potenti tanto quanto i Planeswalker prima di questo evento. Sono semplicemente dei maghi molto potenti con la capacità, cioè potenzialmente molto potenti, con la capacità di viaggiare tra i piani e nient'altro. Non Qualcuno potevano cambiare considera Planeswalker forma. anche Marit Lage. Quello non si sa neanche quello. Forse un certo Vorzel sembrerebbe tra i Non so. primi. E quindi il Mending è questa cosa qua.
diciamo post-mending, i planeswalker sono molto più deboli e anche i planeswalker resistenti hanno subito comunque una modifica, nel senso che non potevano più fare quello che potevano fare prima. Allora, il primo Planeswalker nominato all'interno del gioco è questo Vorzel, Worzel. I più antichi che sono ancora esistenti da un lato, che sono menzionati, sono il Leviathan e Nicol Bolas. Su questo, sì. Ok, Alter come al solito ci manda la spiegazione migliore. Soprattutto scritta rende molto meglio. Quindi insomma, su Dominare facevano tanti casini, Dominare è anche il nexus del multiverso e quindi tutto quello che accade a Dominaria si ripercuote su tutto il multiverso. Ed è menzionato questo perché è il più primo? Perché è menzionato nei flavor di Alpha, nel rulebook di Alpha, Addirittura. questo qua, Worzel. 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 Was a planeswalker Shifo to Ah, Tomriel. una tipa. In almeno due occasioni. Il piano di Ergamon. Le linee di mana. Si specializza in magia verde con limitate Ovvio. skill per gli altri colori. Ah no, tranne il nero che lo disdegna e lo considera. It's used to be fighting dirty, come se fosse gioco stesse giocando scopo. Però ovviamente sono nominati, quindi insomma non... Chissà che brutta dominia durante l'Ice Sono personaggi reali, cioè nominati e... Mishra in Ancestral Recall è lui? Non lo sapevo. Questa non la sapevo. Avevo la Mishra's Factory. Questo non è Mishra, questo è un Izzet. Un Izzet di pof pof pof. Mi apre tutto ovviamente perché è un po' stordito. Allora, appare in... No, non era presentato in Ancestral Associate Recall. by June, depicted in forse. No. Giù. No, ma nella... No, allora No, non non è lui. è Mishra. No. Non è lui in Ancestral Recall. Nella wiki che normalmente propone, Ci sono tutte le ci sono le carte... È carte a cui rappresentato... si riferiscono i vari personaggi. Una delle conseguenze di Mandy è proprio l'aumento delle lettere a Kaladesh, se non erro, non ricordo dove, mi hanno detto da qualche parte che hanno ciclo. Sì, il boom delle lettere c'era stato come conseguenza del mending su Kaladesh. Cioè, nel senso, non l'hanno chiaramente detto, ma hanno detto è da 60 anni che lettere è diventato così abbondante. Regole, note, Quindi ambientazione è una delle magie di Mishra, Ancestral ah, è una delle Recall. sue magie. Però effettivamente non è chiaro, non è considerato Mishra, quello, anche se potrebbe anche darsi come raffigurano Però Mishra. sembra più un azteco proprio. Ma Mishra Però dicono che è una. una sua È una sua magia. magia. Raffigurato Però non lo considerano come lui. Anche nell'illustrazione. se effettivamente la somiglianza può esserci, perché nella Mishra dei... Sì, non è un po' diverso, però Può potrebbe essere darsi comunque lui. che l'idea sia che ipoteticamente potrebbe essere Sì, lui lui. ha lanciato il richiamo ancestrale, ma non. Sembra che non sia lui quello Anche se secondo raffigurato. me è una cacata tipo, vedi che il cappello è lo Ah, è vero, il stesso, cappello è lui. Fa sì, ma secondo me è una cavolata vedere. stile la mistica forgia pietra. Ah, che nel senso era lui all'inizio, poi hanno detto no, non è vero, non è lui. Cioè è una cosa così ed è plausibile perché nell'originale Ancestral Recall le due arti si assomigliano moltissimo. Sì, è il cappello del suo. Sì, è lui. C'è... Ah, c'è anche Ma questo. c'è in Ancestral Recall, ma non nell'originale cer la certezza, perché c'è in Eh Magic sì. Online. In Magic Online c'è la certezza che sia lui.
Sì, nella versione di Magic Di Online. Mark Paul di Magic Online, la certezza è se fuori ogni dubbio. No, quello non, no, voglio. Se Monizet, poi non ha senso, non può essere Mishra. Non ci credo. C'è un'altra arte, effettivamente. Io ho sempre odiato che il fratello più debole sia sulla carta più forte di Magic. Comunque su un'arte alternativa di Magic Online c'è proprio lui. Cioè Certo, si capisce quello che è è lui. chiaro, è fuori ogni dubbio che su quella di Magic Online non può non essere Mishra. Nell'altra, secondo me, è un si potrebbe, no, non potrebbe, Perché ha non quella era, veste viola che è un po' non è strana. detto chiaro e tondo, almeno lì Quando nell'elenco. giocavo io tutti mi dicevano che era Misha. Ma può anche darsi, perché comunque l'idea è, ci sono due personaggi importanti, lui usa il blu, ce lo mettiamo su. Sì. Può anche C'è una darsi. cosa che proprio si sapeva. Allora probabilmente sì, poi è andata. È un po' Strano andata che. sotto No, l'uscio. strano che in quella wiki lì avrebbero Normalmente dovuto. è ottima. Cioè, la uso per andare a cercare le art legate al personaggio per vederne anche gli abiti o le caratteristiche. Ora, visto che sei Va fatta un bene, po' sì, è tardi tardi. per me. Quindi vi salutiamo. Sì, è proprio la sua magia, quello sì. Sì, la sua magia sì, perché c'è scritto. Comunque, vi salutiamo, vi ringraziamo per la sua, ringraziamo Nonesimo, Nonesimo, sì, era proprio giusto? lui. Grazie Sì, Nonesimo per la sub, il primo subscriber del canale. Noi ci vediamo, no, noi, io e voi, domani sera alle 9:45 per seguire la live di Magic Arena. E per il resto, buonanotte e ci vediamo sulla pagina come al solito. E lei, con lei vi vedete, ci vediamo martedì prossimo. e mercoledì prossimo saremo in giro per il Padiglione Sì, Game e saremo Hearthstone, sicuramente a a Luca Lucca. Perfetto, Comics, però quello magari martedì facciamo un resoconto e magari ci si becca, direi. guarda che beccarsi Lucca Comics è tipo una missione quasi Fa lo stesso, fa impossibile. lo stesso. Vi salutiamo, buonanotte, grazie Buonanotte. ancora di seguirci.